Cominciamo l'argomento così importante di oggi che riguarda, dal titolo si evinceva fino a un certo punto, ma poi dall'abstract che avevo scritto per far comprendere di cui si doveva parlare, l'argomento è la salute psicofisica. E come questa salute psicofisica si possa incentivare, portare a un livello avanzato di protezione. Gli ultimi eventi che ci sono stati nel mondo, non starò a parlare ora perché non è ovviamente questa è la sede di parlare dell'emergenza virus, ma non so se vi siete accorti, sommariamente ovviamente, che dell'apporto della psicologia a questo tipo di problema se ne parla veramente poco. Allora, si parla di come proteggersi distanziandoci socialmente, si parla del fatto di come proteggersi con mascherine o quant'altro, si parla a volte anche dell'alimentazione, si parla dei farmaci o dei vaccini, ma io ho notato, ma l'avrete notato anche voi, l'hanno notato anche tante altre persone, che si parla ben poco di come utilizzare il sapere psicologico per cercare di stare lontano non solo da questa emergenza che ci sta colpendo, ma anche dalle malattie comuni, le malattie che ci possono colpire al di là di tutto. Quindi è un argomento che secondo me è molto interessante da capire. E badate bene, è un po' una dimenticanza scientifica questo, ma che ha il suo potere, il suo valore, è veramente, veramente essenziale. Perché questo? Perché ormai da decenni esistono studi sulla connessione psiche-corpo, e corpo psiche, quindi nell'interazione del corpo con la psiche e della psiche col corpo, che ormai hanno una letteratura scientifica di riferimento molto molto cospicua, per cui si sa, lo sa anche l'uomo comune, lo sapete un pochino tutti, che chi sta bene psicologicamente in genere ha meno problemi di ammalarsi di qualche problematica fisica, di qualche malattia. Però è da qualche decennio e basta, si sapeva così in maniera aneddotica, in maniera teorica, c'è cioè chi l'aveva intuito, ci sono studi anche degli anni 50 che poi vedremo qui, ma è negli ultimi decenni che si è compreso pienamente che c'è una stretta connessione tra i sistemi biologici e sistemi psicologici che interagiscono tra loro in un network e si influenzano vicendevolmente. E questo è stato verificato, non è solamente una teoria, non è solamente una supposizione di qualcuno, non è solamente una teoria, un'idea, è qualcosa che è stato verificato in maniera sperimentale, prima empirica e poi sperimentale. Quindi quanto è tanto importante il benessere psicologico affinché l'organismo umano mantenga la sua omeostasi positiva, sana. Ma di questo poco si parla, ma la psicologia ha un'importanza enorme, enorme per far sì che noi stiamo protetti, che stiamo lontani, che ci difendiamo dalle problematiche batteriologiche, virali, di malattie
anche oncologiche, per esempio, esiste, voi tutti saprete, esiste una branca della psicologia che si chiama psico-oncologia, che studia i rapporti della psiche sull'esordio e sul mantenimento, su eventualmente le cure in ambito oncologico. Quindi la psicologia si occupa anche di questo settore da molti anni. E la psico, si chiama così, psico-neuro-endocrino-immunologia, si occupa proprio di questa interazione tra sistemi psicologici, tra sistemi biologici, che interagiscono tra loro e che attraverso questa interazione si influenzano a vicenda. Quindi estremamente fondamentale sapere che la psiche può influire sul corpo, come si sapeva già in maniera, tra virgolette, ingenua e aneddotica, ma sappiamo appunto, come dicevo precedentemente, lo sappiamo da studi scientifici. Pensate che sono stati fatti degli studi ormai da diversi anni in cui semplicemente raccogliendo la saliva di persone che pensavano, quindi si studia attraverso quello che la persona pensa in quel momento, quindi sul livello del pensiero, nemmeno del livello delle emozioni, o del livello del comportamento, ma solamente sul pensiero, le persone che erano state reclutate per questo esperimento, che pensavano in maniera positiva, veniva raccolto delle gocce di saliva e attraverso queste gocce di saliva venivano visti dei parametri di immunoglobuline, di alcune sostanze che poi avrebbero interagito con il sistema immunitario. Avevano visto che le persone che pensavano in maniera positiva mantenevano addirittura per un periodo di svariate ore, addirittura 2 o 3 giorni, un livello del sistema immunitario positivo, un sistema immunitario forte, un sistema immunitario più elevato nei confronti della difesa degli organismi che potevano colpirlo, tra cui i virus. Le persone invece, altresì, che avevano un pensiero negativo, per cui gli davano degli stimoli per cui dovevano pensare alle cose negative, avevano visto che i livelli di, semplicemente con un pensiero, 2 pensieri negativi, le persone che avevano questo tipo di rappresentazione psicologica, avevano un livello di difese del sistema immunitario più basse, addirittura del 30, 40, 50%. Questo è un risultato sensazionale, perché veramente a livello sperimentale si è visto quello che molti di noi pensiamo da tanto tempo, cioè che come sto psicologicamente, come sto emotivamente, influenza anche il livello dell'organismo. Quindi una scoperta è stata fatta e direi che è una scoperta molto, 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 molto essenziale e fondamentale. Poi, insieme a queste, ci sono tanti altri livelli di ricerca che hanno appurato appunto questa biunivocità del rapporto tra corpo e mente. Ma io ho sempre detto che l'organismo umano è un tutt'uno, non si può dividere lo stesso in una dicotomia corpo e mente, oppure dire che c'è un'interazione tra corpo e mente, equivale a dire che comunque c'è una divisione. Però si sta vedendo comunque che i sistemi endocrini, il sistema sensoriale, il sistema emotivo, il sistema cognitivo, l'organismo funziona in sinergia tra sé, ovvero comunica, ha una comunicazione, ha un linguaggio che noi non comprendiamo ancora, perché noi pensiamo, quando pensiamo al linguaggio, pensiamo alle parole, ma il linguaggio non è solamente, ed oggi si sta vedendo sempre di più, qualcosa che riguarda solo il linguaggio parlato,
col linguaggio scritto, esiste un linguaggio biologico, quindi l'interazione tra i sistemi biologici, endocrini, immunologici, è un linguaggio che comunica con la nostra psiche. Ecco perché in un contesto di cura della persona, della sua interezza, è estremamente importante, estremamente fondamentale l'aspetto psicologico. Io penso che su questo sarete d'accordo con me. Per cui la cura, le difese dell'organismo nei confronti degli agenti patogeni o delle malattie in generale, non può avvenire solamente a livello di cura fisica o protezione attraverso strumenti che ci mettono in una situazione di distanziamento, di protezione nei confronti dell'agente esterno. Bisogna ovviamente curare l'organismo nella sua interezza e dare un occhio di riguardo, ma qui stiamo a parlare di questo, e quindi avremo un occhio di riguardo per l'aspetto psiche, quindi l'aspetto psicologico, l'aspetto emotivo, l'aspetto delle cognizioni, quindi pensiero, sentimento, come dicevano gli antichi, e la volontà, l'azione, che sono i tre sistemi fondamentali psicologici che vanno tenuti in considerazione affinché si possa costruire, affinché si possa creare dentro di noi una situazione di benessere che ci tiene anche lontano dalle malattie e ci fa stare bene a livello globale, non solamente a livello psicologico. Le persone che vengono in psicoterapia molto spesso migliorano quasi magicamente, ma non è magia, quasi spontaneamente, da problematiche anche fisiche. Non dimentichiamoci del fatto che esiste una disciplina che si chiama psicosomatica, che tutti voi conoscerete, dagli anni 50 e 60, che studia proprio il rapporto della psiche che influenza il corpo e determina malattie di un certo tipo, la psiche che influenza il soma. Questi erano studi che si facevano già negli anni 60 e che poi comunque, come dicevo prima, attraverso la psiconeuroendocrinoimmunologia si è visto ancora più in maniera complessa, in maniera più precisa, che questi rapporti esistono e come, e soprattutto, questa è la cosa interessante, possiamo anche capire come agire per trovare il modo di ritornare indietro rispetto alla patologia, trovare quei sistemi, quelle tecniche, quelle procedure, quella modalità di evitare attraverso l'uso sapiente della psiche, attraverso un cambiamento psicologico, di un recupero, se siamo malati, di una situazione di un certo tipo. Quindi non è irreversibile la cosa, perché se uno si ammala a un certo punto di malattie anche psicosomaticamente abbastanza serie, non possa ritornare indietro, a meno che non abbia una cronicità di lunghi anni, per esempio per alcune malattie autoimmuni, in cui è molto difficile il ritorno indietro perché ormai l'omeostasi dell'organismo è arrivata a un punto in cui si è creata quella struttura di equilibrio che è molto difficile, quasi impossibile ritornare all'omeostasi precedente. L'omeostasi è quella situazione di equilibrio che l'organismo trova per vivere coerentemente in quel momento lì. Per cui può esistere un'omeostasi positiva che ci consente, e noi tutti viviamo più o meno un'omeostasi positiva, e un'omeostasi anche negativa, un'omeostasi patologica, che
ci porta poi a vivere la malattia in maniera cronicizzata. Però si può fare qualcosa anche a quel livello lì, perché persone, per esempio, che soffrono di malattie autoimmuni, come può essere il diabete, come può essere altri tipi di patologie, è stato visto che con una psicoterapia, con un lavoro sulla psiche, fatto in modo adeguato, a livelli profondi, a livelli esistenziali, a livello chirurgico quasi, psicochirurgico, diciamo così, la persona si è visto ha una aspettativa di vita da una parte, ma non solo aspettativa di lunghezza di vita, ma anche di come si sente, come vive la propria vita anche nella malattia di cronicità. Noi abbiamo degli esempi di qui di persone che hanno avuto malattie di questo genere qui e che a livello medico, a livello l'equipe medica dove vengono seguiti rimangono stupiti che dopo tanti anni non hanno quel decorso patologico che solitamente hanno quel tipo di malattie, quel tipo di persone. Ma perché? Perché se la persona sta bene, detto in maniera persolana, a livello psicologico, ovviamente, come dicevo prima, influenza l'organismo nella sua interezza. Quindi la psiche influenza l'aspetto neuropsicologico, l'aspetto neurologico, l'aspetto endocrinologico, l'aspetto endocrinologico, l'aspetto immunologico, è quello che ci preme, ci interessa stasera, e questo determina un riassesto e un riequilibrio, riequilibrio della situazione. Ecco perché il titolo, l'equilibrio. L'equilibrio. L'equilibrio perché l'organismo deve mantenersi in una situazione di equilibrio costante, ma per mantenersi in equilibrio non può essere statico, non può essere rigido, non può andare solamente in una direzione, non può solamente curarsi con il farmaco o solamente curarsi con la psicoterapia, possiamo dire altresì. Deve fare una cura complessiva e deve guardare vari fattori. Per esempio, esiste una branca della psicologia, si chiama psicologia della salute, che riguarda proprio i comportamenti, gli stili di vita che la persona mette in atto, che può mettere in atto per il mantenimento della salute personale. Quindi non dobbiamo avere una predilezione per una cosa o quell'altra. Oggigiorno, purtroppo, però, abbiamo una predilezione per un modello esclusivamente o eccessivamente medico, e questo chiaramente nell'Ottocento si è creata questa frattura tra psiche. Prima la frattura tra mente e corpo, no? Cartesio, io penso dunque sono, cogito ergo sum, la mente è divisa dal corpo, ma ancora prima di Cartesio questo lo diceva Platone. Diceva che le idee, i pensieri, vivevano in un iperuranio, in un mondo ideale, la verità assoluta, che era disgiunta completamente dal corpo. La storia è molto antica, si è iniziato molto, molto indietro a dividere l'aspetto l'aspetto psicologico, dall'aspetto fisico. Ma noi non dobbiamo dividere. Dobbiamo unire in un senso olistico, in senso globale, quello che è evidente ormai a tutti, che nel futuro sarà sempre così, sarà sempre più così. Quindi nell'Ottocento si è creata questa ulteriore frattura tra medicina e psicologia, e la medicina spesso si occupa solamente, se non in rari casi, di ciò che la psiche potrebbe invece contribuire a fare. E in un'emergenza del genere non c'è solamente lo psicologo che agisce e che deve agire solamente quando la persona ha paura di ammalarsi di qualche cosa per cui c'è il sostegno psicologico, cioè può agire affinché attraverso trattamenti di psicologia della salute, del comportamento, con tecniche, con procedure, con il suo sapere,
attraverso questo tipo di conoscenze affinché la persona curi, mantenga la sua situazione psicologica sana, che fa sì che la persona sia più difficilmente colpibile da agenti patogeni. E vi assicuro che è così, perché migliaia e migliaia di esperimenti in questo senso qua ci dicono questo, che la persona, se sta bene a livello psicologico, ha un sistema immunitario quasi invincibile. La persona che sta bene sul versante psicologico difficilmente si ammala, ma e se si ammala ha molte più chance, molte più possibilità di prendere la malattia virale, la malattia batteriologica, la polmonite, l'influenza, quello che sia, parliamo di questo oggi, ma anche di altro, di guarire presto e meglio. Quindi non solo una difesa nei confronti della malattia, ma anche se viene presa la malattia, di riuscire a guarire in maniera più rapida, perché l'organismo è più forte, più sano. Quindi la psiche che influisce sul sistema endocrino, sul sistema dell'organismo, gli organi sono più forti e soprattutto una cosa fondamentale, se vogliamo entrare nell'aspetto biomedico, biologico, che è la riduzione sostanziale dell'infiammazione. Voi sapete tutti, chi più che meno, che l'infiammazione è uno dei motivi principali che determinano le malattie di qualsiasi genere. Il corpo, quando viene infiammato, quando si infiamma, attraverso tutta una serie di inneschi di citochine, di cellule, di una reazione di difesa dell'organismo, attraverso questa difesa dell'organismo, l'infiammazione è una difesa nei confronti dell'organismo, determina, produce questo indebolimento del corpo e poi la malattia. Quindi sarebbe opportuno tenere il corpo il meno infiammato possibile. Ok? La polmonite non è altro che la conseguenza letale di un'infiammazione che porta poi l'organismo a sviluppare, attraverso il virus, un collasso infiammatorio e quindi un collasso respiratorio dell'organismo. Quindi per tenere bassa l'infiammazione dobbiamo tenere anche ben vigile e ben forte l'aspetto psicologico, perché stando bene, avendo un benessere psicologico, il nostro sistema infiammatorio dell'organismo è molto più ridotto. Quindi riduciamo la nostra infiammazione. Questo ci collega a un altro argomento che voi tutti conoscete, l'argomento dello stress. Lo stress è come aspetto che determina una risposta dell'organismo a stimoli aspecifici, che possono essere di vario genere, che compromette quello che è l'equilibrio psicologico-psicofisico. Gli stressor, no? Come si dice, gli stressor ambientali, quando io sto male perché sono in una situazione di forte azione, che le situazioni mi soverchiano, che sono preso da 300.000 cose, che corro da una parte all'altra, questo genera un indebolimento dell'organismo perché l'organismo si iperattiva attraverso un sistema, ipotalamo, ipofisi, cortico, surrene, che secerne cortisolo, e questo cortisolo ha una funzione pro-infiammatoria. Quindi esaurisco
quelle che sono le mie capacità di difesa, perché il cortisolo da una parte ci serve per difenderci da situazioni appunto stressanti, da situazioni critiche, l'iperlavoro, una situazione di malattia di altre persone, una situazione di lutto, per quanto riguarda una situazione a una persona cara, ma anche un lutto amoroso, stare male psicologicamente, incentiva questo processo di attivazione, di iperattivazione del sistema cortico-surrene, e questo sistema cortico-surrene che ci serve in situazioni critiche di lotta e fuga, ma determina anche un esaurimento. Esiste un grafico, no? Della curva dell'esaurimento, che è una campana rovesciata, una campana U rovesciata, che ci dice che nel momento di allarme l'organismo si attiva con il cortisolo, con questa sostanza se che secreta dalle ghiandole delle surreni, sopra le reni, e che ci permette di essere più adrenalinici, più forti in quel momento, di scappare, di fuggire, di essere in grado di non dormire. Tutti noi l'abbiamo provata questa situazione, anche per esempio nelle situazioni di uso di droghe. L'uso di droghe non è solamente la modificazione attraverso il sistema dopaminergico che ci fa stare bene. Ma alcune droghe attivano anche questo sistema del cortisolo che ci fa stare iperattivi, ma poi ci esaurisce, allora abbiamo bisogno di dormire 15-16 ore per tentare di recuperare. Ok? Ma dopo questa prima fase, c'è una fase di innalzamento del livello, è una fase di stabilità. Ma se questa fase di stabilità prosegue, e spesso noi non ce ne accorgiamo veramente, perché la percezione che abbiamo passa sotto soglia. Questo è un fenomeno importante da comprendere e che non tutti, di cui tutti non parlano, cioè il fatto che la persona vive in una fase a un certo punto di abituazione, in una situazione stressante, ovvero non si accorge di essere stressata ed è lì che si entra in una cronicizzazione. Voi pensate che le persone che hanno problematiche alessitimiche, si dice così, che non riescono a esprimere bene le proprie emozioni, o hanno problematiche psicosomatiche, spesso sono persone per una tendenza, di personalità a non esprimere anche gli aspetti negativi che avvengono. E allora è lì che è più facile la cronicizzazione dell'esaurimento dato dall'agente stressante esterno, perché non sono in grado, per una personalità di un certo tipo, di esprimere ciò che non va, va sempre tutto bene. Però poi il corpo parla, no? Si vede persone con orticarie, per arrivare poi alle malattie, come dicevo prima, più serie a livello psicosomatico. Quindi è importante l'espressione emotiva, nel bene e nel male, di ciò che noi proviamo. E questo è anche questo, se mi concedete, un aspetto psicologico. Se io riesco a esprimere adeguatamente le mie emozioni, ma anche quelle negative, se riesco a parlare delle mie emozioni negative, ho meno facilità di entrare in una inconsapevolezza che mi porta poi a non recepire, non capire, non percepire
quel livello che abbiamo detto prima, da un livello di allarme dello stress a un livello di attivazione, di stabilità, di attesa, e poi però arrivare dopo alla fine a un livello di esaurimento in cui non mi accorgo di nulla, cioè mi accorgo solamente nel momento in cui sono esaurito che mi viene l'ulcera. Dice, come mai mi è venuta l'ulcera? Stavo proprio bene. Stavi bene, è che non ti accorgevi che eri sotto un livello effettivamente eccessivamente elevato di aumento in questo caso in termini biologici, del cortisolo, quindi di esaurimento dei sistemi organici, ma anche un esaurimento a livello cognitivo. Però lì per lì tu non te ne accorgevi. Non ti ricordavi magari le cose, pensavi in maniera un pochino meno lucida, ma allo stesso tempo negavi, quello che diceva Freud della negazione, che è un processo psicologico, Freud aveva anche le sue ragioni per questo, che determinava poi il non vedere, non difendersi, perché se io non percepisco, se non ho un'autopercezione adeguata di me stesso, poi è chiaro che vado a buttarmi nel fuoco, perché il fuoco non lo sento, il calore non lo sento più. Va tutto bene. E a quel punto lì mi esaurisco, il sistema si esaurisce, la corteccia cortico-surrenale si esaurisce, questo influenza tutta una serie di segnatura genica, epigenetica addirittura, che determina anche delle modificazioni a livello profondo, a livello biologico. Quindi dice, siamo tutti stressati, non è diventato un gioco dire siamo tutti stressati, ma una effettiva effetto su determinate cose. Quindi se la persona è stressata, ovviamente può ammalarsi di più. E spesso non se ne accorge. Ma se noi siamo sempre spaventati di ciò che ci accade, è ovvio che noi abbiamo molta più possibilità, perché entriamo in una sfera di angoscia sotto soglia più o meno, che ci può portare alla paura estrema di ammalarci. E questa paura estrema di ammalarci, che ha il suo perché ovviamente, perché nessuno si vuole ammalare, può determinare effettivamente quella difficoltà, quella paura che poi innesca paradossalmente il sistema corticale, nel senso corticale delle cortecce surrenali, non della corteccia cerebrale. Quindi vedete, la tentata soluzione, cioè la paura della malattia, mi può portare paradossalmente ad ammalarmi ancora di più. E questa sembra una cosa assurda, ma è così. Se io sono spaventato di quello che mi accade, di ciò che potrei vivere, di ciò che potrebbe accadermi, e vivo continuamente questa emozione, che è un'emozione, la paura, è una emozione che, come abbiamo detto prima, si può cronicizzare e a un certo punto ci conviviamo, ma questa convivenza non è assolutamente qualcosa di sano. Ci posso convivere per una settimana, ci posso convivere 2 settimane, per un mese, ma se ci convivo per mesi, mesi e mesi, alla fine posso arrivare a far sì che quella paura stessa, che è da una parte sana perché ci tiene lontano dai pericoli, ma ci può portare anche paradossalmente a un indebolimento, perché la paura porta a un indebolimento psicofisico, e questo indebolimento psicofisico ci può portare ad ammalarci
più facilmente. Questa è la realtà. Questo è quello che dovremmo capire bene e fare in modo di non attivare quei sistemi di stress, quei sistemi psico, come dicevo prima, psico, neuro, endocrino, immunologici, che ci possono portare a una fragilità, a un indebolimento di questo livello. Allora, come facciamo a fare questo? Intanto conoscendo le cose e prendendo consapevolezza di tutto ciò e prendendo le contromisure. Perché, ripeto, se io mi erigo, come dicevo nell'abstract, una barriera fisica e basta, ma non coltivo il terreno, come diceva il virologo famoso del 1800, di cui ora mi sfugge il nome, che diceva: non è la gente in sé che determina il problema, che determina la malattia, ma è come è messo il terreno. Per il terreno si intende l'organismo. Se l'organismo, se il terreno è debole, se ha paura, se è angosciato, se è stressato, se mette in atto condizione di iper eccessivo isolamento, va bene il distanziamento sociale, ovviamente, perché c'è un pericolo effettivo, ma se io mi isolo eccessivamente mi porta a un'altra emozione e a un'altra patologia, psicopatologia, che possiamo definire, caratterizzare come depressione. Siete d'accordo? Cioè la persona che è sola è più predisposta a diventare depressa. E oggigiorno, con questi strumenti, tra l'altro, che ci allontanano effettivamente anni luce, perché io parlo con voi, ma parlo davanti a uno schermo, non parlo veramente con voi, posso sentirmi e potete sentirvi anche in una situazione di solitudine sociale. Ecco perché è molto importante anche questo costrutto, questa difficoltà che si sta vivendo, ma che stavamo vivendo anche prima della malattia del Covid, di quello che ci sta avvenendo, cioè la solitudine attraverso i social, vivere davanti a un telefono, parlare solamente per telefono, tramite messaggi, non avere mai più spesso un contatto corporeo, visuale, ma visuale vero, perché io ti posso guardare negli occhi, io posso vedere il tuo corpo, io posso vedere il colore della tua faccia, posso sentire l'odore del tuo corpo, gradevole, sgradevole, quello che volete, ma attraverso il video io non vedo tutto questo, vedo dei quadretti di persone che mi stanno guardando. E interpreto questo vedervi in maniera emotiva, in maniera piacevole, in maniera gradevole, ma non sarà mai ovviamente come vederci di fronte a un pubblico, di fronte a parlare, a interagire. Ovvero, oltretutto, non c'è quell'interazione che è necessaria affinché l'uomo si senta agente del mondo in maniera concreta. Noi siamo animali, diciamo così, tra virgolette, sociali, che hanno sempre vissuto in gruppo. Sempre hanno vissuto in gruppo. E questo non vivere in gruppo in un certo modo, perché anche se siamo fuori, non viviamo in gruppo, perché dobbiamo essere distanziati 2 metri l'uno dall'altro, e non siamo neanche abituati culturalmente a fare questo. Probabilmente in Nord Europa sono più facilitati, hanno avuto meno problematiche perché loro erano già abituati a stare l'uno distanziato dall'altro di 2 metri, 2 metri e mezzo, ve lo assicuro. E noi latini, noi persone del Sud Europa, siamo abituati più a toccarci, a parlarci vicino, a darci un abbraccio. Questo per noi è stato molto traumatico e questo può portare appunto a delle problematiche di solitudine sociale,
anzi, altro che distanziamento sociale, di solitudine sociale, di solitudine personale, che possono poi portare a lievi, se non gravi, in persone predisposte, a un livello di innesco di problematiche umorali, di problematiche depressive. E tutti noi sappiamo, oltre alla paura che dicevo prima, la depressione porta a un abbattimento totale del sistema immunitario. Quindi un abbattimento 50-60%, sapete che cosa vuol dire? Che io mi posso ammalare di qualsiasi malattia, cioè le persone depresse, è stato visto, la personalità di tipo, si dice così, la personalità di tipo B, è stato visto con lunghi studi longitudinali, di a lunga scadenza, che avevano più possibilità di ammalarsi addirittura di malattie tumorali. La depressione può portare a un abbattimento del sistema immunitario e può portare anche a malattie di questo genere qui. Come la paura, la personalità di tipo cosiddetta tipo A, una persona estremamente agitata, che non sta ferma sulla sedia, che va di qua, di là, di giù, che ha un sistema adrenergico, noradrenergico, iperattivo, allo stesso tempo porta a un decadimento, come dicevo prima, del sistema ipofisi cortico sul rene e poi determina un'infiammazione generalizzata, questa infiammazione generalizzata determina un abbattimento dell'organo, un esaurimento dell'organo, un indebolimento generale, la malattia. Quindi paura e tristezza, determinate dalla solitudine o dalla paura. Quindi due emozioni negative che portano, che possono portare a questa. A questo risultato. Quindi, poi pensate anche un'altra cosa fondamentale, no? Si diceva prima che il linguaggio non è solamente la parola o la parola scritta, ma c'è un linguaggio anche artistico. Sono tanti tipi di linguaggio, ma c'è anche un linguaggio, come affermavo prima, di tipo bio chimico, biologico, è un sistema sensoriale anche interno biologico. Non abbiamo solamente un sistema sensoriale dei nostri cinque e più sensi, eh? Vista, olfatto, gusto, eccetera, eccetera. Abbiamo un sistema sensoriale anche a livello immunologico. Pensate un po', che il nostro cervello interno biologico agisce come un organo, un vero e proprio organo di senso. Come il sentire, come l'udire, come il vedere, esistono dei recettori dell'organismo che conoscono e riconoscono ciò che è positivo, ciò che ci fa bene, e ciò che invece è esterno, ciò che è negativo, ciò che è deleterio per il nostro organismo, come i virus, i batteri. Il nostro sistema immunologico è un sistema sensoriale che percepisce ciò che sta dentro il nostro corpo. Quindi un aspetto fondamentale è quello della cura di questo sistema sensoriale. Ma di questo di poco si parla. Cioè, come io lavoro sui sensi, e poco si fa questo, devo lavorare anche sulla capacità dell'organismo di percepire, comprendere
conoscere, ma soprattutto riconoscere ciò che è l'agente patogeno. Ma per fare questo devo lavorare a un corretto e sano lavoro sulla psiche, sui miei sensi, su quello che io percepisco del mondo, su quello che io guardo, su quello che io odoro, su quello che io gusto. Ecco da qui gli studi sulla consapevolezza, sulla mindfulness, eccetera, eccetera, perché la persona non solo è in un'accettazione incondizionata di ciò che gli accade, come nella mindfulness, che è questa meditazione che va molto di moda, ma è anche immerso veramente nella sua sensorialità. Ma se io vivo solamente nel pensiero, e spesso questo pensiero non è neanche un pensiero valido nel senso sano, un pensiero platonico, un pensiero sulle verità assolute che mi porta poi magari a vivere la vita in maniera ideale, che può essere anche un pensiero che mi costruisce la mia psiche in maniera sana, ma io vivo anche addirittura un pensiero negativo, un pensiero rimuginante, un pensiero che agisce sul corpo, perché questa interazione è reciproca. Ma vivo solamente e specialmente estremizzando questo tipo di attenzione sul pensiero, non vivo attraverso i sistemi sensoriali. E i sistemi tecnologici oggi purtroppo ci inducono, ci costringono, se noi vogliamo essere costretti, a non partecipare alla vita di tutti i giorni, alla vita naturale, per esempio, coltivando, esercitando i nostri sensi. E se io esercito i miei sensi in un modo corretto, utilizzandoli, facendoci caso, avendo consapevolezza di questi sensi, e conseguenza vuol dire standoci, osservando, eh? Il principio dell'osservazione del mondo circostante, non, e questo è il mio punto di vista, non agisco, non abituo, non lavoro anche su altri sistemi sensoriali, tipo quello del sistema immunologico. Per cui il mio organismo non saprà riconoscere ciò che è deleterio o no, che gli viene dal mondo circostante. Lo negherò, non lo riconoscerò e questo avrà, campo libero. In più ci aggiungiamo, come abbiamo detto prima, l'infiammazione cronica dovuta allo stress e a quel punto lì abbiamo fatto il patatrac. Ecco perché è così importante considerare, ma è così, il sistema immunologico come un sistema di organo. È un organo che riconosce internamente, in maniera sensoriale, ciò che va bene e che non va bene. E anche noi dobbiamo essere in grado di riconoscere ciò che per noi va bene e che non va bene. Dobbiamo filtrare questo. Ma lo filtriamo solamente se siamo abituati a osservare il mondo che ci circonda in maniera corretta. Ecco, questo è un punto essenziale. Allora, questo ci porta successivamente a un altro aspetto è veramente importante di cui si parla oggigiorno, tanto per trovare i metodi per proteggersi, per rinforzarci da questo tipo di pericolo. È uno dei concetti
più di moda fondamentali che sono emerse negli ultimi anni, l'aspetto della resilienza, che la maggior parte di voi conosce. Cosa vuol dire essere resiliente? Vuol dire essere capaci di sopportare ciò che è negativo, l'urto che ci avviene dal mondo circostanze per non soccomberne, ma addirittura per trarne vantaggio, come vedremo. Allora, questo termine deriva dalla fisica, dicono, derivi dall'industria dei metalli, diciamo così. Dice che i metalli sono resilienti quando sono estremamente elastici, che non si rompono. Ma l'origine è molto più antica. Resilienza vuol dire risalire, dal latino risalire. E veniva utilizzato come immagine nei marinai che cascavano dalle navi e quei pochi che riuscivano a risalire sulla nave, avere quella forza vitale di poter risalire sopra. Allora, vedete quanto è importante questo concetto qui, perché in una situazione critica, attraverso questo costrutto psicologico, che alcune persone hanno di più, altre meno, ma che si può coltivare, si può rimanere in una situazione di elasticità tale per cui non mi rigidisco, non vado in una situazione di burnout psicologico. Sapete tutti cos'è il burnout? Il burnout è una sindrome che spesso colpisce le persone che si occupano di trattamenti sanitari, per esempio. Quindi è stato studiato in quella circostanza lì, ma che può colpire tutto, che ha tre costrutti fondamentali, che è l'esaurimento emotivo, la depersonalizzazione e la ridotta realizzazione professionale, in questo senso qua. Persona a un certo punto si ammala e ha questa difficoltà, si depersonalizza, cioè non si sente più, si distacca un po' da sé, per l'opposto della consapevolezza, ha un esaurimento cosiddetto emotivo, per cui si sente stanca, come abbiamo detto prima. Si sente esaurita perché lo stress è talmente alto che la porta poi a un indebolimento generalizzato, dovuto anche a una ridotta realizzazione professionale. Ma la ridotta realizzazione professionale può essere una ridotta realizzazione anche di vita, non solamente professionale. Quindi il burnout non colpisce solamente le persone che lavorano in determinati ambienti, colpisce tutti. Allora, ritornando alla resilienza, il burnout può essere quell'agente, quel costrutto, quella patologia che può determinare questa difficoltà nel risalire sulla nave, perché io non mi sento più in grado di farlo. Una sorta di impotenza appresa. Ci sono anche studi in questo senso qui, persone o prima ancora di topi, sapete che gli esperimenti più significativi, tra virgolette, prima che gli esperimenti sugli uomini, perché fino a un certo punto si possono fare, ma prima si facevano sui topi, ma anche ora, vedevano che se un topo veniva chiuso in una situazione in cui non poteva uscire assolutamente, a un certo punto del suo percorso, della sua prigionia, sviluppava quella che si è definita impotenza appresa. L'impotenza appresa vuol dire questo, cioè apprendo a essere impotente. E la cosa più eclatante è che l'animaletto, chiuso in quella situazione lì, poi smetteva di cercare anche se la gabbietta veniva aperta, di cercare una via d'uscita. Sembra incredibile, ma è così. E questo è stato visto anche con le persone.
Pensate ai carcerati che vengono tenuti, c'è stato dei casi di persone tenute anni e anni e anni e anni in istituti di pena, 40-50 anni, che poi si sono ritrovate a non poter vivere più una situazione di normalità perché erano talmente istituzionalizzate, abituate a stare in una situazione di chiusura, che non concepivano più un cambiamento, che non concepivano più un miglioramento, che non concepivano più una vita fuori dal carcere. E anche quella è una forma di impotenza appresa. Quindi, resiliente chi è? Chi non è in una questione, in una situazione di impotenza appresa, ma riesce a risalire sulla nave, riesce a sopportare l'urto, non farsi affondare, ma riesce a essere elastico. E i due aspetti fondamentali della resilienza sono la speranza, avere speranza, che è una cosa veramente importante, perché se io non ho speranza non vedo il futuro. E la migliore speranza è quella che mi porta fuori dalla situazione problematica, e la flessibilità. Essere flessibili, coltivare la flessibilità, con coltivare l'elasticità, come nelle arti marziali evolute, in cui si coltiva la morbidezza dei movimenti, non la rigidità. Quando noi diventiamo vecchi, siamo rigidi, i giovani non sono rigidi. Sono flessibili, per cui sono resilienti. I bambini sono molto resilienti, perché sono flessibili, sono morbidi. E hanno sempre anche molta speranza, perché chiudono con la memoria, non rimuginano sulle cose, non ci pensano e vanno avanti. Se voi chiedete a un bambino: ma ti era accaduto questo? Sei stato male? Ti è dispiaciuto? Non se lo ricordano nemmeno più. Ma non perché hanno negato il problema, perché sono passati avanti, perché pensano già all'oggi, specialmente all'oggi, al qui e ora, e poi a quello che vorrebbero fare domani, non quello che dovevano fare prima. Che era che è un elemento, un aspetto di rigidità, di vecchiaia. Ma si può essere vecchi anche da giovane, perché si è vecchi solamente per età cronologica. Come ci si può mantenere estremamente giovani avendo questa propensione per mantenere la flessibilità psicologica, cognitiva, mentale, e avendo una flessibilità anche globale dell'organismo, ad esempio, come dicevo prima, le arti marziali che portano alla morbidezza, che portano all'elasticità del corpo. Questo può stare a porta della persona ad essere veramente resiliente, a voler risalire, perché l'urto non mi rompe, non mi frantuma, ma io l'accolgo e poi l'urto poi rimbalza in qualche modo, o io addirittura, questo lo vedremo, lo utilizzo. Come nel trasformare, dicevano gli antichi alchimisti, dal piombo in oro. Il processo alchemico, che veniva decantato, descritto in libri, in racconti, non era una trasformazione materialistica, materiale del piombo. Non gli importava nulla del piombo fisico, del piombo
aspetto chimico. Interessava la trasformazione del più, era una metafora della trasformazione di sé attraverso anche l'esperienza del piombo in un'esperienza di trasformazione dell'organismo in una trasformazione aurea. Per l'uomo si doveva trasformare, si poteva trasformare attraverso opportune iniziazioni in un uomo nuovo, in un uomo d'oro. Era una trasformazione psichica, una trasformazione interiore. Quindi la flessibilità è la medicina affinché si mantenga la resilienza. E per fare questo devo fare tutta una serie di cose, fare cose diverse, occuparmi di cose che non faccio sempre. Fare attività di un certo tipo che elasticizzano il mio organismo, pensare in maniera alternativa, pensare in maniera creativa. L'altro aspetto è le speranze. Se io non ho speranza, non vado da nessuna parte, non sono resiliente. Questo ce lo comunica molto bene Viktor Frankl, che era questo psicologo austriaco morto negli anni 70-80, che aveva vissuto la condizione di carcerato in un campo di concentramento tedesco ad Auschwitz. E lui affermava proprio questo, che le persone che non avevano speranza erano quelle che morivano prima. E non solo quelle che erano ottimiste, non è solo questo, perché addirittura persone eccessivamente ottimiste, nel senso che dicevano ma da domani se ne esce, poi venivano puntualmente deluse. E questo poi portava ad altre problematiche, a un indebolimento e poi le portava purtroppo alla morte. Ma la persona che aveva speranza, che vedeva oltre, che era sicura che oltre ci fosse qualcosa, era quella che era più resiliente e ovviamente era quella che sopravviveva di più. Una nota che pochi sanno è che le persone che vivevano fino a un certo punto, ovviamente, una condizione di denutrizione di un certo tipo, fino a un certo livello, non dopo perché dopo l'organismo va in collasso, ma avevano un sistema immunitario più forte di chi all'inizio aveva obesità o che mangiava regolarmente. C'è una piccola carenza alimentare porta a un rafforzamento del sistema immunitario perché gli organi sono meno appesantiti ovviamente dal lavoro che devono fare mangiando. Questo è importante saperlo, e lui, credo sia lui che lo cita questo, cioè persone che mangiavano. Il fatto di non mangiare molto fino a un certo punto determinava un rafforzamento dell'organismo, ma questo lo si sa, chi mangia meno, chi mangia poco, diciamo così, vive molto. Pensate a Rita Levi Montalcini, è vissuta fino a 100, 5, 5, 6, 106 anni, e lei affermava di mangiare una volta al giorno, e pochissimo. Lei mangiava una volta al giorno, non so se la mattina, il pranzo o la cena, però mangiava una volta sola. Quindi la resilienza ci porta a coltivare attraverso questi due processi fondamentali dal mio punto di vista, coltivare la speranza e coltivare la flessibilità, quindi flessibilità e speranza, a
reggere l'urto insieme ad altri fattori, insieme ad altre cose che ci evitano di innescare lo stress, ci evitano di innescare la paura, ci evitano di innescare la depressione, l'umore depresso, ad ammalarci. Ma se siamo ammalati, attraverso l'aumento lavoro sulla nostra resilienza, possiamo anche essere più facilmente guaribili e guarire, non solo attraverso gli antibiotici che sono necessari, non solamente attraverso gli antivirali, non solamente attraverso le medicine, non attraverso solamente l'isolamento, non solamente attraverso le barriere, come dicevo prima, mascherine, eccetera, ma attraverso un modo sano di vivere psicologicamente, di pensare in maniera corretta, di pensare in maniera sana, di vivere le nostre emozioni in maniera sana, che possono essere considerate anche quelle come organi di senso, come strumenti di linguaggio. Quando io sto bene o ho paura, comunico qualcosa e quindi anche quello è un linguaggio. Attraverso un pensiero positivo, come dicevo prima, di un certo tipo, un pensiero costruttivo, attraverso il mio sano pensare, attraverso i miei esercizi di pensiero sano, che possono essere coltivati da una lettura, da una conversazione fatta per bene, da un vedere qualcosa che mi interessa veramente, che non mi impoverisca, il mio pensiero influisce, come dicevo prima, la biologia. E non è mica poco, eh? Non sono due cose disgiunte. E posso fare anche a meno, fino a un certo punto, di bombardarmi di medicinali. Allora, detto questo, noi dobbiamo portarci a un altro livello ancora, superiore. Per ora è un livello introduttivo, l'introduzione dell'organismo, della psiche, la psiche che influisce reciprocamente. Ma abbiamo detto che per innalzare il nostro modo di agire nel mondo, dobbiamo innalzare il nostro stato vitale. E per innalzare il nostro stato vitale, come facciamo? Utilizzando quelle che sono tre modalità, secondo me, fondamentali a livello psicologico, che ci aiutano in maniera molto potente, in maniera molto efficace per stare bene e per non ammalarci. Uno di questi è mantenere un corretto ritmo psico-biologico, crono-psicologico. Allora, uno degli aspetti fondamentali che ci consente di essere, di mantenere la nostra sanità è quello di lavorare, di essere ben presenti sui nostri ritmi biologici. Oggigiorno noi viviamo completamente sfasati. Andiamo a letto alle 2, mangiamo alle 5, guardiamo certe cose a determinati orari e viviamo in una situazione caotica. Ma voi dovete capire che il nostro organismo è un organismo formato in milioni di anni, migliaia di anni, centinaia di, decine di migliaia di anni, e che si è formato attraverso una ritmicità del sistema biologico. La cronopsicologia ci parla di questo.
ne parla in maniera tale che noi si possa lavorare su questi aspetti qui e mantenere un sano ritmo biologico per mantenerci sani. Pensate semplicemente il ritmo veglia-sonno. Se noi non dormiamo bene 2 o 3 notti, bastano 2 o 3 notti, noi ci ammaliamo. Se noi dormiamo troppo, altre 6, ci ammaliamo. Abbiamo disturbi. Pensate semplicemente a fare un viaggio, cosiddetto jet lag. Andiamo dall'altra parte del mondo e per 3 o 4 giorni siamo degli inambiti, perché il nostro organismo è abituato ad andare a letto a una determinata ora e a svegliarsi a una determinata ora. E non siamo abituati con l'idea, siamo abituati da anni, 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 anni personali, ma migliaia e migliaia di anni di abituazione biologica del nostro organismo. Per cui quando eravamo anticamente, migliaia e migliaia di anni fa, raccoglitori, cacciatori, ovviamente andavamo a letto la sera. Perché? Perché la sera era pericoloso, non c'era, al buio, non si poteva fare determinate cose, per cui l'organismo si è abituato biologicamente a dormire in determinate ore. Tutta la natura funziona in funzione luce-buio, a livello vegetale, a livello animale. E noi un po' abbiamo dimenticato questo, non lo facciamo. Ci sono professioni che sono devastanti, in cui si lavora 12-13 ore e con turni, una volta la notte, una volta il giorno, una volta 3 giorni, di notte, 12 o 13 ore, poi la mattina, poi il pomeriggio. E questo crea ovviamente uno sfasamento continuo e malattie sul lavoro, con costi sociali ovviamente elevati, economici, non solo fisici. Per cui è utile, in maniera molto semplicistica, lo dico, ma la vita è anche molto semplice, a mantenere dei ritmi circadiani. Circadiani vuol dire circa un giorno, adeguatamente fissi. Quindi andare a svegliarsi una volta alle 9, una volta alle 7, andare a letto una volta all'1, alle 2, svegliarsi alle 7 di mattina una volta alle 10, non va molto bene. Questo ovviamente lo può fare un ragazzo, lo può fare un giovane, ed è bene che lo faccia perché in quel modo acquisisce un altro benessere, che è il benessere della libertà. Ma bisogna piano piano adeguarsi invece a un livello di regolarità, di ritmicità, in cui i bambini spesso ne traggono vantaggio. E voi sapete bene che se i bambini vanno a letto alla solita ora, tutte le sere, dormono il numero adeguato di ore, che può essere dai 9 ai 10 ore, sembra tanto, ma un bambino ha bisogno di questo per la formazione del cervello. Vive in maniera più sana, è più tranquillo, ha meno disturbi dell'attenzione, ha meno disturbi a scuola, è meno irritabile, è meno isterico. Il bambino che non dorme è isterico. Poi noi ci abituiamo, tra l'altro poi nella vecchiaia dormiamo sempre meno, accorciamo, l'orario di sonno. E questo poi porta a tutta una serie di problematiche, ma l'importante è mantenere il ritmo. E non solo il ritmo sonno-veglia, ma il ritmo di cibo, di mangiare.
ritmo stagionale. Esiste per esempio una malattia stagionale, che è la depressione SAD, Season Affective Disease, che ci dice proprio questo. Cioè persone che hanno una predisposizione, una sensibilità particolare alla luce, la luce, alla mancanza di luce, e quindi una difficoltà a sentirsi bene quando la stagione va verso l'inverno, e questo li può portare a una sindrome depressiva. Pensate nel nord Europa, dove spesso la luce è poca, il sole è poco, si può avere anche dei disturbi di questo genere, depressivi. Perché il sole ci serve, non solo per la vitamina D, che tra l'altro è una vitamina che aumenta il sistema immunitario, ma perché il sole ci porta a una condizione normale di equilibrio psicologico, psicofisico. Per prendere il sole, le stagioni servono anche a questo, la stagionalità. Dall'inverno, autunno, inverno, primavera, estate, ci porta poi a un rinvigorimento attraverso la luce del nostro sistema immunitario. L'inverno siamo più immunodepressi, eh? Non è solamente perché fa freddo e ci ammaliamo, perché siamo più immunodepressi perché viviamo più nel buio. Ecco perché avremo bisogno, e nel nord Europa gli somministrano a cucchiaiate la vitamina D, o una volta qui in Italia, poi lo sanno, pochi se lo ricordano, ma davano l'olio di fegato, l'olio di fegato di merluzzo, perché l'olio di fegato di merluzzo conteneva tantissima vitamina D che evitava il rachitismo. Perché c'era la vitamina D dentro. Il sole c'è perché la vitamina D si prende attraverso il sole. Se non c'è il sole, devo prenderlo attraverso gli integratori. Quindi la ritmicità ci porta a un benessere, a un rafforzamento del nostro psico-organismo. Non diciamo più organismo, diciamo psico-organismo. Quindi essere ritmici ci porta a questo. C'era uno studioso di ipnosi che ha fatto la prefazione a un nostro libro, uno dei massimi esperti di ipnosi mondiale, e di cui noi abbiamo avuto l'onore che ci facesse una prefazione a un libro, perché riteneva il nostro lavoro egregio, e fatto bene, ci ha onorato di questo. E lui asseriva che si dovesse riposarci, avere un periodo di riposo ogni 90 minuti. Ogni 90 minuti della nostra vita giornaliera. Prove alla mano, attraverso degli studi che lui aveva fatto, non per delle idee sue personali e basta, che il nostro organismo andava in una situazione di necessità di riposo psichico ogni 90 minuti. Quindi ogni 90 minuti si dovesse riposare, anche semplicemente rilassandosi un attimo, per permettere al nostro organismo di reintegrarsi, di riarmonizzarsi. E questo attraverso l'ipnosi, che è un'altra modalità terapeutica efficace, potente, per agire a quei livelli quei livelli psicologici, attraverso per esempio i ritmi circadiani, che abbiamo detto prima, cioè giornalieri, o ultradiani, come ho detto ora, ogni 90 minuti, cioè che sono più corti, oppure addirittura a livelli infradiani, no? Che sono i livelli mensili, stagionali, eccetera, eccetera.
ciclo mestruale della donna è un ciclo infradiano. Quindi la ritmicità è importante, no? Nell'organismo umano e lo posso coltivare nelle piccole cose, non diventando rigido ovviamente, non mangio da solito come gli ossessivi che devono mangiare a quell'ora lì, in quel modo lì, è una vita triste questo, ma stando attenti a questo livello che è estremamente utile, estremamente importante. Il ritmo. Un altro livello ancora molto interessante che aumenta ulteriormente la nostra capacità di fronteggiare i pericoli della malattia, ma ci innesca il benessere che poi appunto ci rende più forti e più felici, e se siamo più felici stiamo bene e quindi è più difficile che ci ammaliamo, è il livello della coltivazione della creatività. Dice, ma cosa c'entra la creatività con l'aumento della capacità dell'organismo di essere forte e di essere sano? Ma come se c'entra? E come? La creatività è quell'aspetto che ci avvicina non solo ai ritmi, appunto, ma alle forze vitali. Quindi abbiamo un piano di ritmicità, ci avviciniamo alla natura, perché per essere sani dobbiamo avvicinarci alla natura. Ritornare alla natura in maniera sana, attraverso il ritmo, ma anche attraverso la creatività. La natura è creativa. Pensate a una pianta che nasce da un seme. È la massima espressione di creatività della natura. Da un seme che sembra inerte, all'interno di questo seme c'è una forza invisibile che si forma e che produce una formazione, una vera e propria formazione di una pianta, che è intrinseca a una forza interiore, interna che ha, e non è una forza vitale, è una forza creativa. Penso siate d'accordo su questo. Cioè, la creatività non è solamente una creatività artistica, è una creatività della natura. E i nostri sistemi biologici funzionano in maniera analoga. E devono lavorare in maniera sincrona, in maniera armonica con questo modo di pensare, che è un modo filosofico di vivere la vita in maniera sana. Perché se io smetto di pensare che le cose nascano così, ma mi concentro a livello osservativo interiore, sul fatto che una pianta, per esempio, dal nulla, da un seme appunto, forma una pianta piano piano dal nulla, entra in una dimensione filosofica, entra in una dimensione psicologica o psicospirituale, se volete, che mi fa entrare in connessione con le forze creative della natura. E se io ho una forza, se entro in contatto con questa forza della natura, per corrispondenza, funziona così, anche il mio organismo diventa creativo e se diventa creativo diventa più forte, più sano. Ed è così.
Però di questo ci siamo un po' dimenticati. Anticamente lo si faceva, si osservava la natura, fino all'Ottocento lo si faceva. I dipinti della natura che si facevano, non si facevano solamente per manierismo, perché piaceva, perché era bello, perché lo si faceva vedere in un salotto bello e buono. Lo si faceva perché c'era una conoscenza antica che rafforzava il nostro pensiero, rafforzava il nostro organismo, rafforzava la nostra persona, ci faceva diventare migliori. Quindi vedete come la creatività, non intesa nel senso di inventare qualcosa da brevettare solamente, ma come connessione con la natura, come gli aspetti creativi, come per esempio gli aspetti riproduttivi, qual è il massimo livello di creatività dell'organismo, della vita? La riproduzione, oltre che la formazione del vegetale, la riproduzione, cioè riprodursi attraverso delle forze che creano qualcosa di diverso, di nuovo, la nascita di un bambino. E quella è creatività. Ed è la massima spinta dell'organismo, cioè quando l'organismo adopera energie fortissime, creative, attraverso quel processo vitale. Vedete quanto è importante questo. Ed è fondamentale la creatività. Tant'è che, ritornando un pochino più a livello empirico, a livello di quello che possiamo fare, è esercitarci a osservare la natura, a osservare l'arte, a fare un lavoro artistico. L'arte terapia ha un grande successo, soprattutto e anche per questo, perché rende la persona in grado di non solo di uscire dalle sue fissazioni problematiche, ma fa sì che la sua mente diventi creativa e quindi più forte, più sana, più in grado di portare il suo pensiero ad altre idee e rendere la sua vita fertile. La creatività porta a fertilità del pensiero e non alla morte del terreno, come dicevamo prima. Cioè, il terreno deve essere reso fertile e vitale. Per fare questo devo coltivare la mia creatività, cioè osservare la natura, rappresentarmi le cose per quello che sono naturalmente, per poi dopo introiettare, perché questo è il processo, introiettare dentro di me una forza vitale, la famosa forza vitale, che mi consente poi di essere più performante, di essere più capace e in grado di vivere in maniera sana. Questa è la creatività. Ma l'aspetto creativo ci porta a un livello ulteriore, che è il livello dell'estetica. Quindi a livelli sempre più profondi arriviamo ad aspetti ancora più complessi in cui noi ci dobbiamo addentrare. La creatività ci porta a livello estetico. Oggigiorno non si parla più di estetica, si parla di etica, si
parla di morale, di quello che si dovrebbe fare, quello che è giusto fare, quello che dispiace non fare, tutto ciò che concerne la politica, tutto ciò che riguarda la... Ma non si fa un'educazione del bello. I bambini non vengono educati al bello, vengono educati alla tecnologia. Questi strumenti che noi guardiamo sono brutti. Possono piacere a qualcuno, a me no, ma è la mia opinione, non so se per qualcuno di voi è così, credo di sì. Ma l'educazione al bello non viene assolutamente incentivata, non viene assolutamente coltivata, non viene assolutamente portata avanti, eppure è fondamentale. I grandi del pensiero, che erano i greci ovviamente, la pensavano diversamente. L'estetica era la contemplazione dell'opera d'arte. E l'opera d'arte non era solamente guardare la statua di Fidia, non era solamente guardare il Partenone, non era solo quello, era anche quello, ma era guardare anche la natura. Cioè la contemplazione dell'opera d'arte era contemplazione della natura. Ma perché questo lo faceva? Per potenziare il proprio pensiero, era una forma di educazione generale. Che formava gli allievi, formava la persona a vedere l'assoluto. Perché attraverso la contemplazione del bello, dell'opera d'arte, che sia naturale o che sia un artefatto fatto da un artista, io riuscivo a scorgere l'assoluto. Riuscivo a scorgere ciò che andava oltre, riuscivo a scorgere quella che era la bellezza universale. E questo potenziava altamente la persona, potenziava il pensiero e rendeva le persone migliori, in grado di penetrare attraverso la propria cultura nel mondo. Loro attraverso questi metodi, questa educazione, questa pedagogia, sono riusciti a influenzare il mondo fino a oggi. Ma se noi perdiamo questa capacità qui di contemplare, no? Guardare estasiati con venerazione ciò che è la natura, ciò che è il mondo, ciò che è l'opera d'arte, noi ci indeboliamo. Siamo degli soggetti deboli se non ci educhiamo al bello, se non ci educhiamo all'arte, se siamo solamente individui tecnologici, robotizzati, disumanizzati. Diventiamo delle macchine. Soggetti a malattie. E poi non bastano le medicine per curarci. Siamo malati per questo, cronicamente malati. Pensate che i filosofi, i grandi filosofi, morivano a 100-110 anni. Si ammalavano molto meno. Perché lavoravano, facevano attraverso queste pratiche esercizi di pensiero. C'è chi dice che la filosofia non sia altro che un esercizio di pensiero. Lo dice un autore francese molto famoso e molto profondo, che dice questo. La filosofia è intesa come lavoro, studio,
del proprio pensiero, del pensare in maniera sana. È uno degli aspetti dell'estetica. L'uomo greco doveva essere esteticamente bello, tra virgolette, eticamente giusto, ma non solamente eticamente giusto, deve essere esteticamente bello, ma non bello come i bronzi di Riace. Deve essere bello perché riusciva a contemplare la natura e avere una indole artistica che lo portava poi ad avere un pensiero profondo. Tant'è che nell'arte greca, nell'antica arte greca, che è insuperabile, l'artista doveva limitarsi a copiare quello che avveniva in natura. Non doveva essere creativo in quel senso, perché attraverso questa contemplazione della natura riusciva a scorgere, a penetrare nella verità assoluta, in ciò che andava oltre alla fisicità, agli aspetti più materialistici. Poi successivamente Kant, l'altro filosofo, dice noi dobbiamo andare oltre. E l'artista, c'è chi lavora sull'arte, chi contempla l'arte, deve diventare anche creativo. E qui si ritorna alla creatività. Per l'antico greco la creatività deve essere uno scorgere l'assoluto, per cui si doveva limitare a questo. Da Kant, il filosofo ottocentesco in poi, attraverso l'uso dell'arte come aspetto creativo, perché la creatività ci porta poi a un superamento personale, individuale, soggettivo di ciò che è universale. Quindi, se io divento creativo, ritorno un pochino a quel livello precedente, no? Vedete che tutti i sistemi di cui ho parlato si compenetrano l'uno con l'altro. Il sistema dei ritmi biologici, vitali, il sistema della creatività, il sistema dell'estetica, della filosofia, del pensiero, che si intersecano tutti e tre e rendono l'organismo sano, forte e saggio e in grado, per tornare indietro, e ricongiungere, come diceva Eliot, alla fine del viaggio ritorniamo al principio, a ritornare a far sì che l'organismo riconosca, perché se io ho lavorato anche a livello estetico, come dicevo prima, a riconoscere ciò che è bello, ciò che è naturale, il nostro organismo, non solo a livello sensoriale, come dicevo prima, riesce a riconoscere e soprattutto se io riconosco, perché il concetto di riconoscere è vicino al concetto dell'accoglimento, a ciò che è esterno. Se io pulisco con la varichina da tutte le parti, eccessivamente, io creo una barriera, non riconosco più niente, mi indebolisco. Certo che ci vuole, ovviamente, non nego questo, ma è importante il riconoscimento e l'accoglimento, perché se io riconosco, riconosco l'agente patogeno, lo faccio mio, perché anche quello è un aspetto della natura. Se no, non riconosco e l'organismo non riconosce me, quindi si crea un'ostilità reciproco, che determina ancora di più una difficoltà e un aggravamento. Quindi non devo solamente difendere e mangiare, devo anche riconoscere quello che avviene per farlo proprio. E nelle malattie generali,
è venuto sempre questo. Non è stando solo in una campana di vetro che ci si cura e ci si tiene lontani dalla malattia. Su questo sarete d'accordo? Se io sono dentro una campana di vetro, prima o poi mi ammalo, mi indebolisco, perché il mio corpo non riconosce più il processo di riconoscimento, e questo avviene, come ho detto prima, attraverso un sano lavoro psicologico, di pensiero, di osservazione, di percezione. E con questo ho concluso. Grazie.